Allora, quindi stiamo iniziando la registrazione. Allora, questo è un video tutorial che può essere utile per parecchie persone e in particolare per la mia amica che fa questi tutorial sul make-up. Allora, prima che tu combini un guaio, perché con il messaggio che tu mi hai mandato, allora, oggi ti faccio vedere. Noi abbiamo questa cartella qua, segui la freccia, vedi? La cartella applicazione, qua escono le applicazioni che sono, diciamo, quelle più importanti e più di utilizzo, in modo che il Mac ti fa fare subito la ricerca dell'applicazione che tu vuoi prendere. Quindi, se un'applicazione non c'è qua dentro, significa che si trova nel Finder. Vedi qua, vedi applicazioni, premi e qua fuoriescono tutte le applicazioni che noi abbiamo nel nostro computer. Allora, un'altra operazione che si potrebbe fare, caso mai tu non trovassi questa applicazione, è premere le preferenze del sistema. Può darsi che non sia un'applicazione, ma che sia un accessorio. E quindi tu vedi qua giù, vedi accessori, e vedi se fuoriesce questo programma che tu mi hai detto che non riesci più a trovare nel tuo computer. Questi sono solo i tre metodi principali. Ora, per annullare un programma dal computer, se è un programma in dotazione al computer, tipo, per esempio, ti faccio l'esempio di GarageBand, ok? Allora noi abbiamo GarageBand, questo programma come i movie, come i DVD, come i foto, non puoi toglierlo. Se è un programma invece che tu hai acquistato, tipo Motion, Motion VFX, oppure Final Cut Express 4, Final Cut Pro, eccetera, 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 esistono due metodi. Uno è andare gratuitamente qui su Apple Cleaner, scarichi, ed è un programmino semplicissimo in cui tu vai a scegliere la tua applicazione, come in questo caso, per esempio io scelgo Adobe, e lui farà uscire tutte le cartelle Adobe. Quindi se tu vuoi togliere questo programma Adobe, con questo sistema lui ti toglierà tutti i file di Adobe, ok? Questa è la prima cosa. La seconda è questo programma che ormai stanno pubblicizzando da tutte le parti, che è Mac Keeper. Buonissimo come programma per due motivi. Il primo è che lui ti dà la rimozione di tutti i file che non sono utili nel nostro computer, che a ogni movimento che noi facciamo si creano dei file. Allora lui, questo programma è veramente bellissimo. Quindi con questo programma hai tutte le funzioni, anche il sistema antifurto, hai anche il sistema contro i virus, hai tantissime cose che possono essere utili. Questo programma però poi costa 39 euro, anzi 35,80 euro, però è un programma veramente utile. Potete fare la pulizia rapida, lui inizia la scansione, vedete, in questo momento l'ho finita di fare, però ha ancora di file inutili 2,8 megabyte. Vedete, un elemento trovato in pulizia log, 10 elementi trovati in pulizia cache. Quindi lui ti cestina praticamente tutti questi elementi, file che sono inutili nel nostro computer. Ed è buonissimo. E in più ha anche la disinstallazione. Lo stesso programma di Apple Cleaner, però lui ha la disinstallazione. La stessissima cosa, tutto incorporato nello stesso programma. Guardate qua, io lo spazio totale che ho liberato di file inutili che non servono nel mio computer, per il momento sto a 10,5 GB. C'è una cifra, se voi vi rendete conto che questa qua è una cifra, 10,5 GB di file inutili che noi abbiamo nel nostro computer, lui le ha rimossi tutti. Voilà. E quindi fai una cosa, questo qua è una cosa molto 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 importante. Io consiglierei utilizzare questo Mac Keeper 2012, 35 euro, però veramente risolvete tantissimi problemi. Oppure
Apple Clean. Allora, questo era questo primo video tutorial, poi oggi ti faccio un tutorial sulla color correction della Final Cut Pro X. Ok, ciao ciao a tutti da Paolo Orlando, Telegarage Mare Viaggi per il canale Blue Green Screen. Iscrivetevi anche a tutti gli altri canali che ho. Ciao ciao.